dell'incontro sono sottoscritto Rocco Pompeo del Centro Studi Non Violenza, Luca Filippi della segreteria regionale di Sirpi CGIL e Nicola Bertucci. Nicola Bertucci del segretario provinciale del Sirpi CGIL. L'incontro di oggi serve a presentarvi il convegno nazionale dal titolo Non violenza e forza dell'ordine, che si svolgerà a Livorno nella sala consiliare del comune il prossimo venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Prima di dare qualche elemento di illustrazione del convegno, è bene precisare che il convegno si avvale di presenze di particolare competenza che sono indicate nel volantino promozionale, che vede appunto la presenza di Luca Filippi, poi spieghiamo anche meglio il ruolo che avrà nel convegno, io, Giampaolo Trevisi, che è direttore della scuola di polizia di Peschiera del Garda, Mao Valpiana, direttore della rivista Azione Non Violenta, e Leandro Abei, giornalista della rivista Polizia e Democrazia. Vedete anche sempre nel volantino una serie di luoghi, in particolare ci sono quelli del Comune di Livorno che ha dato il patrocinio all'iniziativa, quello del Ministero dei Beni Culturali che ha dato anch'esso il patrocinio e il contributo, nonché oltre i loghi dei movimenti ai quali noi rappresentiamo, in fondo ci sono le associazioni che hanno aderito, che sono l'Associazione Donnesi Corea, che in questo momento ci ospita oltretutto, AEROC, che è l'associazione storica del quartiere Corea, e ALCAT, che è un'associazione che opera sempre in questa sede. La compresenza del Centro Studi Non Violenza e del SILP CGL si spiega con due ragioni, poi diranno loro anche meglio di me, ma dal nostro punto di vista si spiega con due ragioni. Uno, perché noi inseriamo questo convegno in un momento di svolta di un percorso che il sindacato democratico di polizia ha in parte compiuto. Se voi vedete, anche dal punto di vista dell'immagine, abbiamo voluto scegliere una foto che ha come titolo La funzione della polizia in uno Stato democratico. In uno Stato democratico, per dire, e questa è una foto che risale alla fine degli anni 70, per dire che è un percorso che all'interno delle forze dell'ordine c'è stato un avanzamento fino alla riforma e poi al problema successivo alla riforma. L'altra ragione è che noi riteniamo si debba progressivamente far sì che questi momenti di approfondimento, di formazione alla non violenza delle forze dell'ordine costituisca un patrimonio da inserire nella formazione e nell'aggiornamento professionale. Ecco, il contributo primario, ne hanno dato anche altro ovviamente, ma il contributo primario che il SILP CGL ha assicurato è stato quello di considerare questo convegno e l'iniziativa che si accompagna, di cui si dirà qualcosa ora, come momento di qualificazione e di aggiornamento professionale. Per cui gli agenti di polizia che parteciperanno alla formazione preparatoria e al convegno vedranno riconosciuta questa giornata come giornata di aggiornamento professionale. E questo è importante perché se l'esperienza sarà positiva, ovviamente è un'esperienza che potrà essere anche duplicata e replicata dove il sindacato è nelle condizioni
di avanzare questa proposta. Qual è il significato specifico di questa iniziativa? Il significato specifico è che, a mia memoria, è la prima volta, ma diciamo che è tra le prime volte, per non essere presuntuosi, è la prima volta che si confrontano punti di vista diversi e a volte anche contrapposti. Come avete visto, c'è una presenza di un sindacato della polizia, delle forze dell'ordine, che va in questa direzione. C'è il movimento non violento, il Centro Studi Non Violenza, che da decenni lavora in questa direzione, avendo fatto sull'argomento convegni propri, approfondimenti propri, e prodotto documenti e quaderni. L'ultimo è il fascicolo specifico di gennaio-febbraio del 2015, che è un numero speciale proprio sulla formazione alla non violenza delle forze dell'ordine. Però finora era avvenuto che, ripeto, noi non violenti avevamo fatto questo percorso. Il sindacato aveva fatto un percorso più interno di evoluzione della funzione, che parte, ora voi siete anche molto giovani per vostra fortuna, ma parte dalla prima grande battaglia di una smilitarizzazione delle forze dell'ordine, perché un conto è la funzione delle forze dell'ordine, un conto è la funzione militare. E invece prima anche gli agenti di polizia erano strutturalmente inseriti nel quadro militare. E poi la scuola di polizia facevano per conto loro la formazione e l'aggiornamento. Ecco, questo è un momento nel quale questi tre elementi si ritrovano e quindi si confrontano in modo positivo, ed ecco perché parliamo di svolta. L'altro elemento significativo di coincidenza, non solo cronologica ma politica, è che in questo momento giacciono alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica 5 proposte di legge per l'inserimento della conoscenza e delle tecniche della non violenza nella formazione e nell'aggiornamento delle forze dell'ordine. Noi ci auguriamo e speriamo che questo convegno contribuisca in quella direzione, a che questi progetti di legge vengano discussi e approvati, in modo da uno deve essere approvato, uno ovviamente alla fine, che consenta appunto di inserire strutturalmente nella formazione e nell'aggiornamento professionale degli agenti di polizia e delle forze dell'ordine in genere, perché l'estensione, dovete immaginare che oggi noi si fa per le forze di polizia, ma pensate per esempio a quanto sarebbe utile questo discorso per i vigili urbani, per esempio, quanto sarebbe utile per una serie di, come lei, pensate alle guardie, alla polizia penitenziaria, che spesso purtroppo viene ricordata solo quando ci sono fenomeni brutti, anche tragici, ma non si tiene conto di un lavoro che all'interno delle strutture carcerarie gli agenti di polizia, ovviamente non tutti, come in tutte le categorie, ci sono quelli un po' più avanzati, quelli un po' meno avanzati, ma è un settore anche nel quale è importante questo discorso. L'ultima cosa che volevo segnalare è che questo discorso delle forze di polizia è uno spaccato, perché il Centro Studi Non Violenza propone quello che chiamiamo un patto integrato territoriale, come si fa ora con le forze di polizia, si propone interventi nelle scuole, e si propone, per esempio, si proporrà in modo formale alla CASALP, perché i condomini popolari sono
uno dei luoghi di maggiore esplosione di violenza intersoggettiva, violenza urbana, con una consapevolezza, e questo forse gli esponenti del sindacato sono più competenti di me, anche per consentire una percezione dagli organi di stampa e dall'opinione pubblica della situazione reale. Solo due dati. Poi, i delitti nel nostro paese sono diminuiti, eppure noi abbiamo la convinzione per l'opinione pubblica eccetera che ci sia un disastro di delinquenza diffusa, e questo è un elemento che però poi contribuisce al comportamento personale, perché se uno ha una paura che deriva da informazioni, documentazioni non corrette, e la paura la scatena in maniera anche non corretta e violenta. L'altro dato, per esempio sull'immigrazione, 123.000 immigrati in un anno in Italia hanno creato un allarme particolarmente pesante. Dall'Italia nello stesso anno sono andati via 168.000 italiani. Cioè, questo per dire, non che bisogna essere leggeri su questi temi, ma avere la documentazione significa anche avere una percezione reale del problema. Ecco, io concludo dicendo che il convegno sarà sicuramente, questo penso di poterlo già anticipare, sarà sicuramente di livello elevato per il valore, le competenze che esprimono i partecipanti, ma anche perché vogliamo proprio dare questo segnale di una possibilità di un confronto per una convivenza che sia a un livello più avanzato, partendo da un dato di fatto, ed è l'ultima considerazione: le cose così come vanno ora non vanno bene. Questo è il punto di partenza, perché purtroppo assistiamo da una parte e dall'altra, con maggiore o minori responsabilità, a fenomeni ed episodi di gravità eccezionale. Perché ci sono degli episodi nei quali gli agenti di polizia si sono comportati, che c'erano polizia, carabiniera, a seconda di quelli che erano impegnati, si sono comportati in maniera, diciamo, antidemocratica, per usare un termine apparentemente generico ma molto pregnante, senza far riferimento al famoso G8 di Genova, che comunque costituisce un punto di riferimento, ma anche ad episodi più vicini. Ma nello stesso tempo dobbiamo dire che c'è anche una frangia di organizzazioni sociali che, non approfittando della tradizione, per esempio, democratica, forte dei sindacati, che hanno costituito un momento, una leva di grande sviluppo civile, organizza alcuni momenti di manifestazioni sociali con, in termini precisi di scontro, in termini precisi di prevaricazione, in termini precisi di lotta violenta. Quindi è necessario un percorso che riesca a trovare sbocchi concreti rispetto a queste dinamiche che non possono essere risolte con la violenza. Se le cose non vanno, allora noi facciamo una proposta molto, apparentemente molto terra-terra. Perché non integrare, perché non provare quest'altra strada che in alcuni episodi ha dato prove positive, che in alcune realtà è stata applicata e ha trovato soddisfazione? Perché non produrre elementi di lavoro, di conoscenza e di pratica che possano accompagnare in modo da superare i difetti e le insoddisfazioni della situazione presente? Se le cose non vanno bene, la prima cosa da fare è studiare e vedere quali sono le proposte alternative. Noi ne facciamo una precisa, cioè di dare anche elementi di soluzioni non violente ai conflitti interpersonali, ai conflitti
sociale. Siete in contatto come SILP, CGL regionale e Centro Studi Non Violenza? La prima sensazione che ho avuto era che non ci fosse assolutamente nessuna intenzione di voler insegnare alla categoria che rappresentiamo come lavorare in situazioni particolari che siano prevalentemente di ordine pubblico, ma non solo, ma anzi lo spirito fosse quello di un confronto e di una conoscenza reciproca sui temi di cui stiamo parlando. Il titolo Non violenza e forza dell'ordine non vorrei che fosse, che va benissimo, che qualcuno potesse fraintenderlo. Non violenza e forza dell'ordine non sono due denominazioni che devono far vedere due mondi contrapposti, perché non è che da una parte c'è la non violenza e dall'altra le forze dell'ordine. La non violenza è il tema che deve interessare le forze dell'ordine e dall'altra parte chi si trova a entrare in contatto, che siano soggetti privati o pubblici, più o meno organizzati, con chi fa il nostro lavoro. Perché noi come sindacato di polizia della CGL abbiamo accolto molto volentieri la proposta di mettere su questa iniziativa? Perché riteniamo prima di tutto che qualsiasi occasione di conoscenza, di situazioni e di proposte non faccia altro che far crescere i lavoratori della sicurezza in generale. Noi rappresentiamo quelli della Polizia di Stato, ma come diceva prima Rocco, l'obiettivo non è solo per gli operatori della Polizia di Stato, questo può essere solo un inizio. Quando dei mondi che per motivi diversi contengono dei pregiudizi reciproci o parte di pregiudizi reciproci, perché non riguardano ovviamente tutti gli operatori, si possono creare dei problemi che in realtà sono facili da smontare o perlomeno sono smontabili. Allora ecco che l'entrare in contatto, il raccontare ognuno il proprio punto di vista, la propria esperienza, le proprie deduzioni da quello che è l'esperienza appunto lavorativa, può servire a conoscerci e a capirci, ma se non c'è comunicazione non ci può essere conoscenza e neanche comprensione. La comunicazione e la conoscenza portano poi a un confronto. Il confronto non necessariamente è un confronto su cui ci si debba trovare d'accordo, ma quantomeno ci fa maturare, ci consente di percorrere una strada che ci possa far maturare reciprocamente, arrivare a punti di vista comuni. Come sindacato di polizia non vogliamo assolutamente fare in modo che lo spirito della non violenza assorba tutte le problematiche, tutte le situazioni che ci sono dentro la polizia, perché si capisce che ci sono alcune situazioni nelle quali se ho bisogno di frazioni di secondo per salvare una vita bisogna che mi frapponga, se necessario anche violentemente, tra la minaccia per la vita di un'altra persona e la persona che la subisce. Questo non vuol dire però che non debba entrare dentro la polizia in maniera organica, organizzata, anche didatticamente, un approccio come quello della non violenza. Tra l'altro mi piace aggiungere che quotidianamente tantissimi operatori della polizia e non solo della polizia operano consapevolmente in questo senso, lo dicevo, lo anticipavo in qualche modo anche Rocco prima, tantissime volte per formazione personale, per percorsi di vita propri, i poliziotti, i carabinieri risolvono problemi in maniera assolutamente non violenta, ma usando la propria esperienza, la propria professionalità, ragionevolezza, smussando determinati angoli. Il problema qual è? Che delle cose positive non si parla mai. Uno. Due. Ma si cerca sempre la notizia che fa clamore. Due. Questo atteggiamento che è frequente, è diffuso, non è appunto, può essere cultura ma non è organizzata, non è trasmessa didatticamente, non ci sono percorsi che portano verso la non violenza, ognuno di noi che adotta determinati principi in determinate occasioni a seconda appunto della formazione che ha. Sempre Rocco prima ha citato l'esempio del G8 di Genova, perché è abbastanza lontano nel tempo ma continua a essere presente nelle nostre menti per quello che è successo nel 2001 in quella città. E vorrei ricordare che pochi mesi dopo a Firenze è stato organizzato un evento molto simile, il Social Forum, ma fu concepito in maniera diametralmente opposta, perché tutti i protagonisti, di qualunque parte facessero, da qualunque provenienza avessero, decisero insieme di dare un'impostazione completamente diversa. G8 di Genova c'era la famosa linea rossa,
proprio fisicamente quell'episodio fu pensato per separare le parti, come se ci fossero sempre delle parti da separare. Il risultato è stato quello che è stato. Parti delle forze dell'ordine non sane si sono comportate in un certo modo che noi abbiamo condannato fin dall'inizio, e alcune parti di chi, noi come sindacato di polizia, e alcune parti altre dei manifestanti, dei partecipanti, hanno scelto, un esempio massimo è quello dei Black Bloc, di agire come hanno agito. Al G8 di Genova, al Social Forum di Firenze, che si svolse, se non mi ricordo male, nell'ottobre successivo, sempre nel 2001, i protagonisti tutti decisero di mettersi intorno a un tavolino e di organizzare insieme le modalità nelle quali si sarebbe svolta la manifestazione. C'erano tantissime forze dell'ordine, erano dietro l'angolo, non erano visibili, ma erano pronte a intervenire. Questo ha consentito che tra le organizzazioni che misero sull'iniziativa, sindacati di polizia e non sindacati confederali, soggetti collettivi di vario tipo che del mondo no global, che parteciparono all'iniziativa, forze dell'ordine, lo stesso allora prefetto di Firenze Achille Serra fu quello che caldeggiò questa modalità. Questa è una tecnica non violenta. La tecnica non violenta non è solo quello, non sono solo le botte che non si danno e non si prendono, anzi soprattutto è tutta una modalità preparatoria che c'è a monte, grazie alla quale i soggetti partecipanti si incontrano e dialogano e parlano, individuano, espongono ognuno quali sono i propri problemi, i propri timori, e l'altra parte, parlando in un rapporto civile e democratico, individua cosa che può fare per risolvere i problemi che l'altro espone. Questo da tutte e due le parti. Questo prima di tutto è non violenza, avere un atteggiamento che va contro la contrapposizione precostituita soprattutto a livello mentale. Non è la prima iniziativa che riguarda la crescita culturale della nostra categoria che viene intrapresa a Livorno, perché come segreteria regionale abbiamo individuato in questa realtà sindacale territoriale una realtà che ci dà molte possibilità di confronto e di apertura, viste le tradizioni della città, anche che ovviamente poi permeano la questura e l'ambiente di lavoro che noi conosciamo della nostra categoria. Se vuoi aggiungere qualcosa anche te, Nicola? Pare che siete stati ampiamente esaustivi. Io posso semplicemente ribadire quello che è il concetto che hai espresso. Come organizzazione sindacale, sì, CGL è chiaro che oltre alla difesa dei lavoratori, che per noi è fondamentale, ci siamo posti come obiettivo in questi anni il fare formazione per i colleghi. È chiaro che in questo caso l'asticella la stiamo un pochino alzando, vuoi per l'argomento che stiamo trattando, che nel nostro ambiente chiaramente si cerca di parlarne poco, è un argomento che è difficile da affrontare, che è perlomeno un pochino spinoso. Siamo assolutamente contenti dell'approccio che c'è per questo tipo di attività, perché ci sarà comunque un'esperienza laboratoriale alla quale parteciperanno le forze dell'ordine, quindi noi come poliziotti parteciperemo assolutamente a un'esperienza laboratoriale e concluderemo l'esperienza con il convegno di venerdì pomeriggio. Questo, ripeto, per noi è un momento di crescita e di formazione, dove, ripeto, l'asticella si sta un pochino alzando, non sarà semplice far digerire nel miglior modo possibile, però chiaramente da qualcosa dobbiamo cominciare, e per noi questa è l'occasione migliore per cominciare ad approcciare questo tipo di problema. Prima si affrontano i problemi e prima si riescono, speriamo, a risolvere. Chiaramente nell'ottica sempre di dare ai dipendenti delle forze dell'ordine una maggior consapevolezza degli strumenti per poter migliorare come professionisti. Tant'è.